desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco alla muerte. Oggi è il 6 settembre del 2011 e per caso ho visto una cosa che mi era sfuggita e che risale al 13 dicembre del 2010, il giorno in cui si è votata la fiducia al governo Berlusconi. Guardate di che cosa si tratta. Signor Presidente, in queste ore le vite private di alcuni parlamentari sono passate al setaccio da un'inchiesta per reati non ancora consumati. Questo è un atto di intimidazione sul voto libero di domani. Onorevole Pepe, la prego. C'è un clima di tensione. Domani arriveranno dei pullman per far cadere il governo dal basso. Per cui, signor Presidente, le chiedo di convocare, sulla base dell'articolo 64 della Costituzione, il Parlamento in seduta segreta al fine di evitare l'incolumità del Parlamento. Grazie. Do lettura dell'ordine. Era il 13 dicembre del 2010 e si stava votando la fiducia al governo Berlusconi. Questo signore, Mario Pepe, PDL, chiedeva la convocazione in seduta segreta del Parlamento per votare la fiducia. Ora voi immaginate un Parlamento di nominati che si riunisce in seduta segreta con il pretesto assolutamente improbabile che dei pullman stavano arrivando per sovvertire le istituzioni democratiche dal basso. Alla notizia non è stato dato grande rilievo, è stata considerata una buttata, un modo per Mario Pepe di ottenere visibilità. Però insomma ci dà una misura di come sia caduta in basso la vita democratica di questo paese. Vorrei ricordare che una sola volta c'è stata una riunione in seduta segreta del Parlamento in tutta la storia, diciamo, dell'Unità d'Italia ad oggi, ed è stato dopo la sconfitta di Caporetto, quando migliaia di italiani furono uccisi e molti di questi furono anche addirittura fucilati dai carabinieri, che avevano ricevuto l'ordine di fucilare sul posto i disertori. Una situazione quindi estremamente drammatica. Questo signor Mario Pepe chiede la riunione segreta di un Parlamento di nominati perché qualcheduno, secondo lui, con dei pullman voleva venire a protestare sotto il Parlamento per dei reati che ancora non erano stati commessi, come se lui sapeva, forse già sapeva, che il suo presidente Silvio Berlusconi avrebbe commesso altri reati, come forse è avvenuto nei mesi successivi. Insomma, siamo veramente arrivati a un livello bassissimo della vita democratica in questo paese. Perché è vero che si tratta di un Parlamento di nominati, ma certamente le persone che sono state nominate, scelte, sono persone che nei loro bacini elettorali hanno un seguito politico. Com'è possibile che un personaggio del genere in Italia, uno dei paesi più importanti dell'Occidente, un paese dall'importanza straordinaria, che ha ricoperto un ruolo straordinario nella storia del mondo, oggi questo paese esprime personaggi politici di questo livello? Ma io veramente non so cosa dire, per questa ragione chiedo aiuto al mio amico Randy Papero di Fuori Senno TV, al quale passo ora la parola per commentare questa vicenda che non conoscevo, mi era sfuggita e che, avendola conosciuta oggi, mi ha veramente lasciato senza fiato. A voi, Randy Papero. Hello my friend, ho visto la registrazione che mi hai segnalato. Comprendo il tuo sconcerto, ma devo rimproverarti. Da sempre, The History of People of Nations, la storia di popoli e nazioni è condizionata da personaggi as Mario Pepe, i quali trovano spazio anche quando le regole della democrazia sono le migliori possibili. Devo forse ricordarti che a Napoli, in dopoguerra, un certo Achille Lauro dava ai suoi elettori una scarpa prima di voto e solo al risultato certo gli dava anche l'altra? Hai forse dimenticato, mio caro amico,
che democrazia è il sistema che cerca di rendere uguali, dal punto di vista di diritti politici, cittadini che non sono affatto uguali, e non solo per ragioni di reddito. La democrazia deve fare sempre i conti con l'animo plebeo di un popolo. Ed è qui che si aprono spazi per i demagoghi, per i venditori di sogni. Ma quando accade che l'anima plebea di un popolo prende il sopravvento? Perché un popolo si trasforma in plebe? Questo accade principalmente per una ragione. Perché per un lungo periodo coloro che detengono il potere e vogliono conservarlo solo per sé, comprano il consenso politico. Ad esempio, attraverso guerre di conquista, che forniscono i mezzi per questo scopo. Oppure, come è accaduto in Italy, indebitando lo Stato. Oggi, questo sistema sta crollando, ma il popolo, che è stato trasformato in plebe, non è ancora capace di raccogliere su sue spalle la responsabilità dello Stato. Ecco allora che proliferano personaggi come Mario Pepe, che non è neanche il peggiore di tutti. Ben altro, my friend, ci riserverà la cloaca che è diventata la politica di questo paese. E noi, my friend, dovremmo turarci il naso per non vomitare. Ma abbi fede che la nottata ha da passare. Rendez-vous però, fuori se no TV!